A Sulmona, in piazza Garibaldi, si preparava la location per effettuare la manifestazione sportiva Ovidio Running. Tra gli altri gazebo ce n'era uno per la promozione di percorsi formativi per giovani diplomati. ITS, Academy, Turismo e Cultura, percorsi di formazione e studio per giovani diplomati. I corsi possono portare a concrete prospettive di lavoro, come ci precisa Augusto De Pampilis, uno dei promotori dell'iniziativa. Ascoltiamo De Pampilis. Augusto De Pampilis, quali sono le ragioni della vostra presenza qui? Le ragioni sono molto importanti perché stiamo promuovendo, questa è la prima iniziativa, ne faremo delle altre in città a seguire, l'ITS Superiore, ITS. l'Istituto Tecnico Superiore Tecnico Academy, Turismo e Cultura, che è presente in Abruzzo con sede a Mosciano Sant'Angelo, e noi stiamo promuovendo questi corsi che, se ci saranno iscrizioni nella città e nel comprensorio della Valle Verigna e dell'Alto Sangro, riusciremo anche a iniziare questo percorso anche nella città di Sulmona, dando la possibilità agli studenti diplomati, quindi con diploma, o meglio, non studenti solo, a persone che hanno il diploma, che intendono specializzarsi e avere un titolo di studi riconosciuto in tutta Europa, quello di tecnico superiore, in questo caso per il turismo e le attività culturali, chiaramente possono iscriversi a questo corso. È gratuito, dura 2 anni perché c'è una bella parte teorica ma anche degli stage in azienda. È importante che le persone che vogliono iscriversi sappiano che gli stage che vengono fatti nelle aziende che partecipano come soci anche alla fondazione ITS serviranno a loro per poter accedere da subito nel mondo del lavoro. Infatti le percentuali degli ITS, non solo il nostro, ma tutti quelli che sono sorti in Italia, nel primo anno dopo il diploma riescono a dare lavoro all'85-86% delle persone, solo il primo anno post diploma superiore, e quindi diciamo si otterrà nel momento in cui si frequenteranno questi corsi il titolo di tecnico superiore per quanto riguarda le attività culturali e il turismo in questo caso.